Ce l'ho fatta! Che cos'è? Ha un dispositivo, come quello che ho trovato. Tu credi così che voglia questo? È il meglio che posso fare. È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac! Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì! Mostramelo! Mostramelo di nuovo! Non lo fare, è proprio dietro di te! Ehi! Tanti auguri, Isaac! Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì! Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene il suo ometto. Felice anno nuovo, caro diario. Ci credi che abbiamo festeggiato ieri sera? Beh, così, più o meno. La direttrice Evans ha invitato tutti nella sala comune. Non so dove abbia recuperato i cappellini, ma aveva un che di macabro. Così siamo rimasti seduti ad aspettare la mezzanotte, ma sono davvero l'unico che ha colto il simbolismo di tutto questo. Ne sarebbe valsa la pena se Skylar si fosse ubriacata di nuovo, ma forse io sono un errore che non vuole ripetere. Li ho visti mettersi in fila nella sala comune, come bestie al macello, eppure si sorridevano a vicenda. Chana dispensa farmaci, come se essere vivi fosse un dolore da alleviare. Beh, non per me. Non voglio andarmene in silenzio, non voglio svanire. Voglio mettere un punto alla fine della mia vita, non un'ellissi. Anzi, un punto esclamativo. Quindi, se turberò chiunque troverà questo, mi dispiace. Non devo più nulla a nessuno.
posso registrare i nostri ricordi per i posteri. Bella idea, direttrice Evans. Come se non avessi già fatto abbastanza per i posteri. Quindi io non sarei qui come ora se non per i posteri. Ho chiuso con i posteri. Possono andare a... E Machu Picchu. Ho sempre sognato di vederlo. Ma niente. Perché non sono andata con Owen quando me l'ha chiesto? Che stupida. Avrei dovuto accettare. Hop. E prega per noi peccatori, adesso è nell'ora del nostro debito, della nostra morte. Scusate. È passato un po' di tempo e wow, le pillole che ci ha dato Jana sono forti. Ok, bene. Da capo, ragazzi. Ave Maria, piena di grazia. E forse era di questo che avevo bisogno. L'istante in cui si è aperta la porta ed eri lì davanti, vestito in retrotessuto. Il modo in cui mi hai sorriso. Ho dovuto distogliere lo sguardo, o te ne saresti accorto, della mia faccia, di cosa stavo provando in quel momento. Ah, è stato solo un attimo, ma lo sapevo. Sapevo che saremmo... Mi ha trovato! Sono qui! Arrivo! Arrivo! Si è lodata la madre. Forza, su! Prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo! Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduta. Sono del mondo di metallo. Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. Aloy, queste cose sono pericolose. No! Bene, se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy, a casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Queste forme. Che cosa significano? Prendi il tuo arco. Arco? Basta parlare con quel giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. La natura può essere pericolosa, Aloy. Devi starmi vicina e fare come ti dico io. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri.
Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica, ti mostrerò come riempirla. La vedi, questa pianta? È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. Aloy, vieni qui. Raccogli le bacche. Bene. Ora mangiale. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Lungo il fiume troveremo una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose? Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda, ora sta giù. Sono piccole. No, Aloy. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Oh, un'altra. Lasciamola passare. Vieni, da questa parte. Muoviti lentamente e sarai silenziosa. E camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Aspetta. Quella era l'ultima. Proseguiamo. Sei stata brava. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Ignoralo. Perché è lassù? Ci sta sorridendo. Deb! Forza, torna indietro! Deb! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Andiamo ora, troviamo la mandria. Seguimi.